Sono noti come i migliori amici dell'uomo, cani e gatti, ma in questo caso l'uomo si è rivelato il peggior nemico. Nelle immagini che vedrete, vedrete una situazione veramente ai limiti dell'assurdo. Poi ci sarà un finale molto positivo. Vi lascio alle immagini. Lei ha capito che i cani così non si tengono? Sì o no? Beh, lo so, però hanno sempre trovato in buone condizioni igienico-sanitarie, okay, in buono stato di salute. E certo qualche... Ma chi l'ha trovato in buono stato di salute? Il veterinario dell'ASL. Negli ultimi 5 anni quante volte è venuta l'ASL? Saranno venuti 3-4 volte. È venuta anche la forestale. Lo scorso anno? Sì, è prima di Pasqua dell'anno scorso. E non hanno detto che è tutto a posto? Hanno trovato tutto a posto. Dal 2007 che ho portato qua i primi cani. Dal 2007 lei non ha ancora le autorizzazioni? Cioè siamo ancora in attesa? Ma sa quanti anni mi hanno tenuta ferma? Il sindaco, tenevano ferme le carte. Perché non è possibile chiedere un parere. Intanto i cani stavano lì. Ovvio che stanno lì. Come avete appena sentito dalle dichiarazioni della signora, che non è un'anziana signora ma ha 40 anni, la situazione era abusiva dal 2007. Gli enti pubblici erano a conoscenza, gli enti pubblici hanno fatto controlli e hanno detto che era tutto a norma, finché grazie all'arma dei carabinieri e Antonio Colonna dell'Eital siamo riusciti ad entrare all'interno di questo canile gattile lager. L'acqua putrida, verde. Qualcuno si è permesso di entrare nel capire? No, perché qui non è permesso di capire, non può stare con gli altri. Sì, ma si dice da rifare, quello sì. Intanto è cardiopatico. Lasci stare, è in terapia dal dottor Zaccheria di Montagnana. Esca un attimo per favore, signora. No, qua è sporco perché ho pulito ieri sera e fanno il disastro. Però dovete capire, insomma, che quando si sta via tante ore, quando si ritorna, le cose si trovano da fare. Nelle immagini che seguono potete notare come gli animali sono tenuti dentro a questo canile lager degli orrori. Cani che non si reggono in piedi, cani malnutriti, acqua completamente sporca, assenza di cibo nelle ciotole, malnutrizione, frigoriferi pieni di cadaveri. Questo non è un luogo in cui gli animali stanno bene. Guarda le unghie. Queste le condizioni del gattile. Se vi sembra normale una situazione del genere. Forse con neoplastico, questo è un gatto molto sofferente.
sono tutti pelle e ossa, questi sono gatti denutriti. Guarda che condizioni sono. Un controllo di un anno fa dell'ASL ha portato a cosa? La gabbia trappola qua per... Guarda, c'è un po' di roba qua, di casino, di roba mia, diciamo, perché io ci vivo anche qua, certo. Tra la roulotte e qua, insomma, ci abito. Dopo l'intervento dell'EITAL e soprattutto grazie all'intervento di Paolo Bernini, che ha scoperchiato la presenza di questo lager nel nord Italia, gli animali sono stati collocati in strutture idonee. Il lavoro che abbiamo affrontato è stato faticosissimo perché non tutte le strutture hanno gli spazi da garantire agli animali. Inoltre c'è un lavoro dei medici veterinari che sono intervenuti per salvare queste vite, anche se purtroppo alcuni non ce l'hanno fatta. Però abbiamo raccolto numerosissimi referti medico-veterinari che sono la prova dei reati che sono stati accertati grazie all'arma dei carabinieri e oggi sono davanti alla scrivania del pubblico ministero che sta procedendo. Il lavoro di collocazione degli animali, il lavoro veterinario naturalmente va pagato, forse è per questo che molti enti sia animalisti che pubblici non sono intervenuti, perché le spese sono onerosissime. Naturalmente noi adesso avvieremo una campagna raccolta fondi perché, ripeto, il lavoro che stiamo svolgendo, che non è ancora finito purtroppo, è ancora lungo e faticoso. E faremo in modo comunque che il fatto giunga a processo e soprattutto che veda tutti questi animali in famiglie che possano dare loro finalmente molto amore. Io personalmente sono 15 anni che faccio attività di tutela animali, partendo dall'inchiesta Grenil in avanti. Ho collaborato con molti enti animalisti, in ultimo con Michela Vittoria Brambilla, però il vero animalismo non è utilizzare il mezzo televisivo o organizzare campagne fittizie, il vero animalismo è intervenire in modo diretto, denunciare le autorità competenti e salvare gli animali nel momento stesso, fino alla fine. Naturalmente ringraziamo di questo il Movimento 5 Stelle che siamo certi si impegnerà a livello nazionale per modificare questa situazione e addirittura modificare anche le leggi, perché ci sono ma non vengono applicate. Per questo noi continueremo la nostra battaglia insieme a EITAL di Antonio Colonna e se volete segnalarci casi di maltrattamenti in cui andare a intervenire direttamente e salvare gli animali, la mail è sos.animali.5stelle@gmail.com. Grazie e al prossimo Blitz.